Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri e ai cittadini presenti. Allora, abbiamo avuto modo di esporre la manovra di assestamento di bilancio di quest'anno in sede di commissione con il Presidente Terranova e credo che ci sia stata un'occasione importante per dare chiarezza anche di quali sono le procedure che si sono portate avanti proprio per garantire questa fase così importante di consolidamento delle prospettive finanziarie dell'ente in virtù del giro di boa in cui si trova in questo momento la nostra amministrazione sull'anno in corso. Allora, chiaramente il compito principale di ogni organizzazione è quello di impiegare nel modo più efficace ed efficiente le risorse di cui dispone. Questo è il principio cardine che ci ha guidato. Questo vale proprio a maggior ragione per le amministrazioni pubbliche che si finanziano proprio attraverso le risorse che provengono dai cittadini, quindi dalle imposte e dai tributi, e che si finanziano quindi con queste risorse che devono essere necessariamente restituite ai cittadini sotto forma di servizi e di beni sul territorio. A tali risorse devono pertanto corrispondere servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati per i cittadini, che ovviamente ne usufruiscono non solo in qualità di utenti ma anche di contribuenti. Quindi il bilancio di Roma Capitale ha, come più volte ricordato, una struttura particolarmente rigida. Dei circa 4 miliardi e mezzo che vengono annualmente stanziati per la parte corrente, una fetta rilevante inerisce alle spese del personale. Parliamo di circa 1 miliardo di euro. Poco meno di un terzo di tali somme invece riguarda quella che è la spesa legata ai contratti di servizio. E poi una quota consistente ha anche una destinazione vincolata, a seconda della tipologia d'entrata che la finanzia. Questa è, diciamo, la rigidità del bilancio. Quindi ricordiamoci sempre che quando ragioniamo in termini di assestamento, di manovra di bilancio, comunque dobbiamo avere come punti cardini questi qui. Immaginate che quindi la manovra in effetti si muove poco. Senza contare poi tutti quegli stringenti vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti territoriali, in particolare i comuni. Tutta quanta la pubblica amministrazione deve realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, ma per i comuni tali vincoli sono ancora più stringenti. Sarà per la numerosità, però comunque i vincoli ci sono e sono anche abbastanza cospicui. Tutto questo vuol dire che il margine di discrezionalità su cui può esprimersi l'indirizzo politico è pertanto molto contenuto, ma ciò non esime ovviamente la Giunta e l'Assemblea da porre in essere tutte le azioni necessarie legate ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, anche in base a un criterio di equità territoriale, nonché per i servizi che prioritariamente vanno assicurati alla cittadinanza, tenendo presente la capacità di spesa delle strutture centrali e periferiche. Proprio sulla base di tali presupposti è stata ulteriormente rafforzata l'attività di monitoraggio delle entrate e delle spese. Parliamo quindi di tutte le strutture centrali e periferiche delle amministrazioni che hanno dovuto comunicare entro il 23 giugno scorso lo stato di avanzamento dell'accertamento delle entrate e degli impegni di spesa con riferimento al primo arco temporale, al primo semestre del 2017. Tale attività ha consentito di evidenziare la capacità dei dipartimenti e quindi dei municipi di impegnare le risorse loro assegnate a inizio anno e di intercettare economie di spesa a seguito della comunicazione da parte delle strutture sull'impossibilità di spendere effettivamente entro il termine dell'esercizio le risorse stanziate nel bilancio di previsione 17-19.
Questo quindi ci ha permesso di conseguire due importanti risultati. Anzitutto, di portare alla luce, anche grazie al determinante lavoro svolto dalla Commissione Bilancio con le singole commissioni capitoline competenti per materia, in merito a tutte le motivazioni ostative agli impegni di spesa, al fine di apportare, laddove ovviamente fosse stato possibile, le opportune azioni correttive, ovvero di tenerne conto per il prossimo esercizio. In secondo luogo, di rendere disponibili risorse da destinare alla copertura di nuovi fabbisogni emersi nel corso dell'anno. Tali risorse, come specificherò a breve, ammontano ad oltre 26 milioni di euro. Mi preme evidenziare che ciò è stato reso possibile anche dalla scelta di aver anticipato il momento in cui è stato effettuato il monitoraggio rispetto all'anno scorso. Se infatti ricordate bene, questo monitoraggio l'abbiamo fatto in autunno l'anno scorso per recuperare le economie di spesa che poi abbiamo utilizzato anche per portare a fine anno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Quindi, se dipartimenti e municipi riusciranno ad impegnare la totalità delle risorse, che potranno quindi essere redistribuite in assestamento, questo sarà anche grazie alla volontà di questa Giunta di verificare la coerenza di accertamenti e impegni rispetto ai relativi stanziamenti al giro di boa dell'esercizio. Analogo lavoro è stato condotto per le spese in conto capitale, quindi per gli investimenti. In questo caso particolare, l'attività di monitoraggio degli impegni di spesa è stata svolta incrociando le risultanze del monitoraggio con le ulteriori richieste di informazione ai dipartimenti, al fine di verificare la reale e concreta possibilità di arrivare quantomeno a gara entro l'anno. A seguito di tali verifiche si sono liberati ulteriori spazi finanziari che hanno consentito di inserire in assestamento opere che definirei congelate. Perché dico congelate? Perché sono opere finanziate con risorse confluite in avanzo di amministrazione, quali per esempio l'abbattimento della tangenziale est o la rimodulazione dei quadri economici della linea B1 della metropolitana. Riguardo al dettaglio specifico della manovra, ritengo che possa essere fatto un lavoro, diciamo, più meticoloso, e quindi cerco di esporre brevemente le singole voci. Allora, innanzitutto stiamo parlando di una manovra di assestamento che vale circa 132 milioni di euro tra parte corrente e in conto capitale e prevede ulteriori stanziamenti per trasporti, servizi sociali, interventi infrastrutturali come la progettazione del ponte dei congressi e l'abbattimento, come dicevo, del tratto della tangenziale est davanti alla stazione Tiburtina, la manutenzione delle scuole e degli immobili di edilizia popolare, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, il verde e le bonifiche di discariche abusive e per ultimo, ma non per ultimo, la sicurezza urbana. Quindi, se questa è, diciamo, la descrizione sintetica della manovra, andiamo più nel dettaglio ragionando per aree. La prima area è quella delle maggiori entrate. Allora, le maggiori entrate ammontano a circa 76 milioni di euro. Sono maggiori entrate correnti che, considerando sia quelle a destinazione vincolata che quelle senza vincolo di destinazione, ammontano a tale cifra. Al di là dei circa 37 milioni di euro di spese vincolate, si prevedono quindi maggiori spese correnti per più 35 milioni di euro, con un saldo positivo di 4 milioni di euro destinato alla parte investimenti. All'aumento di fondi a disposizione concorrono anche gli oltre 26 milioni di euro di economie di spesa segnalate dalle strutture capitoline. Ricordo che queste economie di spesa sono sempre effetto di quel famoso monitoraggio di cui vi ho fatto cenno precedentemente.
A queste somme si aggiungono gli oltre 56 milioni di entrate in conto capitale destinati alle spese per investimenti. Questa è la parte legata quindi alle maggiori entrate. Poi c'è l'area delle maggiori spese. Le voci più significative per le quali viene aumentata la spesa riguardano mobilità e trasporti, che è un punto sul quale ci siamo voluti impegnare molto già in sede di programmazione del bilancio di previsione, quindi continuiamo a mantenere questo impegno destinando circa 30,9 milioni proprio per l'integrazione del contratto di lavoro e del contratto di servizio di Roma TPL che vale 20, oppure lo stanziamento per la rimodulazione dei quadri economici per i lavori della linea metro B1, 7 milioni, di tutte le risorse necessarie per l'estinzione di procedure contenziose in atto relative al nodo di Termini, sono 2,8 milioni, oppure la progettazione delle opere del PUMS, siamo intorno ai 900.000 euro, ovvero l'implementazione del piano bus turistici che cuba circa 840.000 euro, ed il prolungamento della filovia della linea 90 tra Piazza Porta Pia e Via Volturno, che ammonta a circa 298.000 euro. Questo per quanto riguarda la mobilità. Sui lavori pubblici, anche quello è un tema importante, abbiamo destinato ulteriori risorse per 12,4 milioni di euro. Quindi stiamo parlando dell'opera che dicevo prima, che è andata in avanzo, la demolizione del tratto sopraelevato della tangenziale est della stazione Tiburtina, siamo circa 10 milioni di euro. C'è una parte legata alla manutenzione straordinaria delle strade, 1,5 milioni di euro. La progettazione definitiva del Ponte dei Congressi sono circa 900.000 euro. E poi gli impianti fotovoltaici in scuole ed edifici comunali che sono circa 100.000 euro. Sulla scuola poi, quindi abbiamo detto mobilità, lavori pubblici e scuola, sono circa 12 milioni le somme che sono state destinate con questo assestamento alle scuole. Parliamo ad esempio del restauro dell'ex istituto Angelo Mai, sono circa 5 milioni di euro che sono stati destinati a tale opere. C'è la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle scuole Alberto Sordi, Gramsci, Pinelli, Raffaello, via Matteo Battistini, via Taggia e Ida del Vecchio, sommati insieme sono interventi che cubano 4,5 milioni di euro, il completamento della scuola dell'infanzia via Pier delle Vigne, 730.000 euro, e poi l'acquisto di arredi scolastici per circa 382.000 euro, la manutenzione della scuola materna Amato, 350.000 euro, la manutenzione della scuola Mazzacurati, 250.000 euro, il ripristino e la riqualificazione della scuola di Donato, che conosciamo bene, è stato oggetto di incendio e di atti vandalici, seguito di atti vandalici, 200.000 euro, il finanziamento del viaggio della memoria sono 200.000 euro e l'acquisto di piccoli elettrodomestici per asili nido, 185.000 euro. Per ultimo, i progetti, e ripeto, non sono comunque ultimi, cioè gli interventi sulla sicurezza sono stati destinati ulteriori 150.000 euro. Ecco, ricordo che per quanto riguarda l'Angelo Mai, l'Alberto Sordi e il Pier delle Vigne, sono tre plessi scolastici per cui Roma Capitale aveva già richiesto e ottenuto 7 milioni di spazi finanziari il 20 febbraio scorso. Quindi, ovviamente, in sede di assestamento si costruisce anche questa parte. Per la Mazzacurati e l'Amato, il Dipartimento PA ha comunicato che mancavano quegli stralci per concludere opere di valore ben più elevato, quindi abbiamo cercato di combinare le risorse, mentre le altre sei scuole sono quelle per cui richiederemo finanziamenti al gestore dei servizi energetici, il GSE, stimato in circa il 55% per interventi di efficientamento energetico nelle scuole. Vi è poi il punto legato all'ambiente e ai rifiuti. Altre risorse destinate a questo settore, 5,3 milioni di euro. Vediamo quindi la manutenzione del verde, dei bagni pubblici, delle piste ciclabili, le famose derattizzazioni e disinfestazioni. Ecco, il tutto sul 2017 cuba circa 4,8 milioni di euro. Nel 2018 aumenta a 6,7 milioni di euro
per arrivare nel 2019 a 12,5 milioni di euro. Vi è poi uno stanziamento specifico per la bonifica urgente delle microdiscariche abusive intorno ai 500.000 euro. Quindi su ambiente e rifiuti c'è anche un trend in crescita che si raddoppia rispetto sul triennio rispetto a quest'anno. La manutenzione del patrimonio pubblico ed edilizia popolare, sapete bene che è un tema abbastanza sofferto, sono stati destinati ulteriori 3,2 milioni di euro, parliamo per esempio della manutenzione degli immobili di Via Petra, 795 mila euro, Via Galilei, 735 mila euro, e l'adeguamento di impianti termici con contabilizzatori, che sono circa 700 mila euro. Vi è poi un programma di housing sociale a Pietralata che richiede uno stanziamento di 570 mila euro e per finire la manutenzione straordinaria degli immobili ERP per circa 348 mila euro. Quindi anche su questo la manovra di assestamento cerca di dare uno slancio ulteriore. I servizi sociali. Sono circa 3 milioni di euro le risorse che vengono destinate attraverso la manovra di assestamento. Viene rideterminato il fabbisogno finanziario di alcuni municipi per i servizi a favore degli anziani, i cosiddetti servizi SAISA, e quelli per minorenni in famiglia, il SISMIF, in modo da ridurre le liste di attesa in misura adeguata alla media delle altre strutture territoriali. Quindi si rispetta quel principio che vi dicevo all'inizio di portare un'omogeneità territoriale all'interno anche degli stanziamenti di bilancio. Quindi questa attività che abbiamo fatto in particolare sui servizi sociali è, a mio giudizio, oltre ad un obbligo morale di ogni amministratore, di ogni amministrazione, un grande segnale di civiltà, cioè l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione, tramite l'incremento di fondi a favore proprio del settore sociale, che solitamente, sapete meglio di me, è sempre martoriato e quando si tratta di fare qualche taglio sono sempre le voci di bilancio sulle quali si va ad agire tradizionalmente. Ma finalmente, quindi, stanziando tali fondi sull'onda del principio dell'equità interterritoriale, che aveva ispirato, se vi ricordate bene, anche la precedente variazione di bilancio, la numero 5, che è stata approvata da quest'Aula, in cui gli stanziamenti per gli A e C sono stati fatti proprio attraverso questo meccanismo di omogeneizzazione e di equità interterritoriale, in cui bambini, quindi, grazie a questi stanziamenti, e bambine possono avere un numero di ore di assistenza sulla media, diciamo pari alla media capitolina. Riguardo al caso per esempio degli anziani, del SAISA e dei minori SISMIF, vengono stanziate risorse sufficienti a ridurre le liste d'attesa in quei municipi che presentano una media di domande non soddisfatte superiore alla media delle altre strutture municipali. Cosa vuol dire questo? Cerchiamo di fare in modo che le liste di attesa non siano differenziate in proporzione. Abbiamo finalmente tracciato un percorso di distribuzione delle risorse per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini romani, a prescindere dal municipio in cui risiedono. Tale percorso sarà sicuramente migliorabile, ma permette intanto di superare, almeno su queste tipologie di servizio, il criterio della spesa storica e della distribuzione a pioggia delle risorse finanziarie. Abbiamo finalmente cercato di dare una regola. Non sarà la migliore, però cerca comunque di dare una risposta. Sulla sicurezza urbana, un tema molto delicato e che ci interessa molto, abbiamo stanziato 500.000 euro. Non sono sufficienti, però è chiaro che è un trend, cioè si comincia così, come abbiamo fatto sul verde, e sapete bene quanto è importante lo stanziamento che si va a triplicare nel corso del triennio. Per i nuovi impianti di videosorveglianza, per incrementare le condizioni di sicurezza di alcune aree, soprattutto quelle aree vicino ai campi nomadi, ai campi Rom. Inoltre, per finire,
Abbiamo cercato, sempre nella logica di omogeneità intermunicipale, interterritoriale, anche di fare in modo che tutti gli eventi culturali di tutti i municipi potessero essere finanziati in maniera omogenea, e quindi sono stati destinati 150.000 euro per le periferie, e questa rideterminazione viene disposta proprio a favore di quei municipi per la realizzazione di eventi culturali in grado di intercettare uno stanziamento almeno pari alla media capitolina preassestamento, diciamo, di 25.000 euro circa. Quindi riportiamo anche questi stanziamenti nell'ordine della omogeneità. Quindi, per concludere, le variazioni di bilancio approvate nel corso di questi mesi e, per finire, questa manovra di assestamento, che tra l'altro, ricordo, è un obbligo di legge, dimostra che il nostro è stato un bilancio di previsione prudente. A inizio anno sapevamo di avere aspettative di crescita sulle entrate, che però abbiamo utilizzato solo quando questa crescita si è realmente concretizzata. Questo è il nostro approccio. Abbiamo la responsabilità di gestire i soldi dei romani e continueremo a farlo con attenzione e senza sprechi, mettendo in campo progetti finalizzati a migliorare la vita dei cittadini. La nostra amministrazione continua a investire sulla sicurezza delle scuole, quelle scuole che sono frequentate dai nostri bambini, sul sostegno alle fasce più fragili della popolazione, sulle opere davvero utili allo sviluppo urbano della città, e quindi sicurezza urbana, trasporti, verde e decoro. Cambiamo anche il volto di alcune aree della città grazie a circa 11 milioni di euro di finanziamenti per l'abbattimento del tratto della tangenziale, come vi avevo ricordato, davanti alla stazione Tiburtina, e in più la progettazione del Ponte dei Congressi, che potranno quindi andare in gara entro il 2017 dopo anni di attesa. Ancora una volta interveniamo su tanti temi che interessano i cittadini, con progetti concreti e somme adeguate. Stiamo tagliando gli sprechi del passato per occuparci della vita quotidiana dei romani, continuando a dare risposte soprattutto alle esigenze dei più deboli. Questa è la linea che abbiamo cercato di adottare con questa manovra di assestamento. Siamo certi che questo percorso di risanamento, che è partito già col bilancio approvato quest'anno, può proseguire. Per chi ha avuto modo anche di verificare sulle tabelle che sono inserite all'interno della manovra di assestamento, potrete anche notare la prudenza con la quale sono state accantonate somme nel fondo rischi, il fondo passività potenziali, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. Continuiamo quell'attività che abbiamo sempre detto essere fondamentale per riportare in asse questa amministrazione. Si parte dagli stanziamenti di spesa, dalle risorse rese disponibili per i dipendenti capitolini, sulla contrattazione integrativa. Si parla di mettere in equilibrio i servizi nei vari municipi. Stiamo cercando, come possiamo, anche di intervenire su tutti i contenziosi che sono nati nei decenni passati e che richiedono interventi notevoli, non soltanto da parte dell'Avvocatura, ma anche poi sull'eventuale copertura in merito a determinati contenziosi che possono portare l'amministrazione in una posizione sfavorevole. Quindi l'ente continua e l'amministrazione attuale continua a garantire una visione prudente e attenta delle risorse e degli stanziamenti di questo bilancio, e riteniamo che questo approccio sia l'approccio corretto, in cui le risorse vengono destinate per opere realmente utili, fattibili e con risorse anche certe,
Ripeto, molti ho ricevuto anche a volte alcune critiche legate ad opere stralciate dal piano investimenti e quindi eliminate dal bilancio precedente. Ricordo che le regole di contabilità non ci consentivano di tenerle all'interno del bilancio. Nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di recuperare attraverso il monitoraggio che abbiamo fatto quegli spazi finanziari che ci occorrevano, abbiamo subito inserito quelle opere all'interno della programmazione, consapevoli che gli uffici dipartimentali, i singoli responsabili, gli uffici territoriali saranno in grado di impegnare tali risorse entro l'anno, bandendo le gare così come ci aspettiamo. Grazie.